Ciao e buongiorno a tutti. Allora, il video che volevo trattare questa mattina avrà come argomento come approcciare il cane. Soprattutto è un video che voglio fare per come soprattutto i bambini debbano approcciare il cane. Quando andiamo nelle scuole e facciamo dei progetti di pet education, soprattutto ai primi incontri, indichiamo 5 regole fondamentali di come appunto il bambino debba regolamentarsi per interagire con i cani stessi. Il cane che abbiamo con noi questa mattina in passeggiata è Audrey. Patata? Ciao Audrey! È la nostra capostipite di grande bovari svizzeri. Oggi facciamo una bella passeggiata con lei e vi parliamo appunto di questo argomento. Allora, cosa bisogna innanzitutto sapere? Regola numero 1. Chiedere sempre al proprietario innanzitutto se il cane potrà essere approcciato. Quindi ricordiamoci che non tutti i cani escono in passeggiata per creare socializzazioni dirette con persone o da altri cani. E quindi avere, diciamo, la buona educazione di chiedere al proprietario se il proprio cane ha piacere di essere accarezzato o se in quel momento si può creare un'interazione con loro, è sicuramente una regola, innanzitutto, di buona educazione. Secondo, chiedete sempre al proprietario come si chiama il cane. Perché? Perché già il cane viene rassicurato in un primo momento se voi lo chiamerete un attimo per nome. Questo genererà in lui un aspetto immediatamente di tipo conoscitivo che potrebbe probabilmente portarlo a una situazione di maggiore semplicità di interazione. Ad esempio, se noi andiamo a chiamare il cane per nome, comunque il cane sa che ci stiamo rivolgendo a lui. Quindi sicuramente sarà importante questo aspetto. Terzo, uno degli aspetti più importanti, come facciamo ad approcciare il cane? Beh, sappiamo un po' tutti che uno degli approcci più corretti è quello di allungare la mano per farci annusare. Perfetto, e questo è appunto quello che dovremo fare. Quindi, quando avremo a che fare col cane, chiederemo Audrey. Audrey, vieni qui, bravissima. Allungheremo la mano, lasceremo che sia il cane appunto ad avvicinarsi poi a noi. Questo cosa permette? La regola numero 4, di rispettare il cane che nel momento in cui avessimo allungato la mano dovesse comunque rimanere più distante a noi e quindi non andarlo a cercare a tutti i costi. Quindi solo se avremo chiesto al cane di potersi avvicinare, quindi allungandogli la mano, vedremo che il cane si avvicinerà e si inizierà un'interazione con noi. A questo punto procederemo con quello che è la regola numero 5, dove accarezziamo il cane. Ora, io un giochino che faccio sempre fare ai bambini è quello di dire ai bambini: mi raccomando, bimbi, mettete la mano sulla testa, fate questo lavoro, faccio fare anche agli adulti spesso, e iniziate a sbattere così con la mano. I bimbi dopo un po' mi dicono, dà fastidio, è certo che dà fastidio, e dà fastidio anche ai cani. Quindi ricordiamoci che un approccio nel mettere la mano sopra la testa e soprattutto picchiettarla come se fosse un pallone da basket non è assolutamente un approccio idoneo. Quindi dove accarezzeremo il cane? Il cane va accarezzato innanzitutto sul petto, va accarezzato poi sulla schiena, possiamo avvicinarci e accarezzargli successivamente le orecchie, ma mi raccomando, non approcciatevi direttamente con la mano sopra la testa. Questa è una cosa che piace veramente poco ai cani. Chiamiamo un attimo Audrey così vediamo dove piace a lei essere accarezzata. Audrey! Audrey, vieni! Vieni! Dai, vieni patata! Bravissima! Molto brava, eccoti qua. Gli diamo un premettino, visto che è arrivata, è stata bella entusiasta di arrivare. Vedete, approcciamola da sotto, poi la iniziamo ad accarezzare qua. Vedete che sicuramente lei è gradito. La accarezziamo qui dietro, qua dietro le orecchie. Bravissima, molto bene. Perfetto. Quindi, mi raccomando, quando
dobbiamo approcciare i cani, queste sono regole vere anche per gli adulti, ricordatevi, delle volte abbiamo più difficoltà con le persone grandi amanti dei cani che vogliono approcciare a tutti i costi i cani che incontriamo in passeggiata. Ok, quindi non solo per i bambini ma anche per gli adulti è valido. Un caro saluto, mi raccomando continuate a seguirci sul canale YouTube Dog Galaxy. Un saluto da Stefano Cavina e mi raccomando continuate anche a proporci argomenti su quello che di quello che vorrete sentire appunto nei prossimi video. Un saluto da me e da Audrey. Ciao, ciao, ciao.